Un lampo squarcia un pomeriggio che annuncia la fine dell'estate, quello dopo un quarto d'ora di gioco di Mazzucchelli, su un cross che aveva le vibrazioni giuste, grazie al calibro di un certo vibrante, capace di regalare sia con il destro che con il sinistro colpi che chiedono semplicemente di essere baciati prima di finire in porta. Che la Rescaldinese non sia scesa al comunale per fare da semplice spettatore lo dimostra il modo con cui prima della mezz'ora Mazzitelli impegna Del Caro. Sempre dal cielo, da poco passata la prima ora di gioco, arriva il raddoppio di Benevento che mette in naftalina risultato e qualificazione. Nemmeno il tempo di mettere la palla al centro, il nostro operatore è rimasto sorpreso, mali di stagione, quando ancora si deve entrare in forma, che Maifredi prima e un calcio di rigore di Micheletti resuscitano la partita, ma non la qualificazione. Il sigillo definitivo lo mette al 36esimo del secondo tempo Giuseppe Lo Giudice, che per la seconda volta consecutiva si procura e trasforma un calcio di rigore, dimostrando di voler essere sempre presente nel tabellino dei marcatori. 3 gol in 3 gare ufficiali per lui. Con questo 3-2 a punteggio pieno nel girone 5, la Castellanzese accede ai 16esimi di finale della Coppa Lombardia.